Ciao da Paolo di Quelli che Telefona e Jacopo. Siamo qui al Mobile World Congress e adesso vi mostriamo l'Xperia M4. Allora, la prima cosa che si fa sentire, ma davvero tanto, è la leggerezza di questo telefono. Praticamente sembra che non ci sia nemmeno una batteria, vero? E niente, come forma ha praticamente pressoché identico a uno Z3, cambia veramente poco. Vediamo lo speaker qua in basso, microfono, l'accensione classica a destra, il tasto molto comodo per fare le fotografie, la slot che possiamo aprire e appunto contiene l'SD e la parte jack, micro SD qua e qua il jack. È un telefono che, come vedete anche dalla luce che c'è qua, praticamente è qualcosa di veramente ottimo, come comunque anche i suoi predecessori. Ok, parliamo invece ora un attimo delle caratteristiche. Allora, uno schermo da 5 pollici con risoluzione 720p, anche se sembra un HD a vedersi. Uno Snapdragon 615 a 64 bit 8 core, RAM 2 GB, memoria interna 8-16 GB espandibili ovviamente tramite SD. La fotocamera posteriore è ben 13 megapixel, la frontale 5, ha la conduttività LTE e la batteria è da 2400 mAh. I colori disponibili per ora sono il bianco, il nero, il corallo e l'argento e è disponibile già con Android versione 5.0 Lollipop. Allora, qual è la caratteristica che hanno promesso anche in Sony? Beh, in questa caratteristica, sebbene sembri dalla leggerezza che non ci sia una batteria, la cosa principale è proprio il fatto che assicurano che dura 2 giorni, ha ben 2 giorni di autonomia. Bene, ora poi quando avremo disponibile in redazione il telefono vedremo se è vero, perché poi sulla carta è un conto. Jacopo, come lo vedi questo dispositivo? Devo dire, è un bel dispositivo, come ho detto all'inizio, molto leggero. Infatti a primo impatto, una volta preso in mano, si rende conto veramente leggerissimo. La batteria proprio sembra appunto non esserci. Veramente bello, anche il form factor, si tiene benissimo in mano, sì, è un bellissimo. Sì. Bene, ok, da Xperia M4 è tutto. Quelli che telefono, alla prossima.